Questo 10 dicembre è stato inaugurato il Cinema Teatro Don Bosco a Marina di Pisa. Durante questa serata è stato presentato il programma invernale sino al febbraio 2013 ed è stato proiettato il filmato di Silvio Repetto per ricordare i 100 anni della donazione da parte di Giuditta Newberry della scuola di Marina che porta il suo nome. L'anno 1943 fu uno degli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Mio nonno aveva solo 3 anni, essendo nato nel 1940. Quel 31 agosto 1943, Pisa celebra l'anniversario del bombardamento. Rimase ed è rimasto nella mente... Anche mio nonno ricorda le fughe dalle proprie case. Fra le prime attività rappresentate al Cinema Teatro Don Bosco c'è stata la rappresentazione delle Minne di Sant'Agata di e con Valentina Bischi. Lo spettacolo, del quale potete vedere un estratto, sarà in replica a Bienti nel 12 gennaio presso il Teatro delle Sfide. Ogni donna sperimenta sulla propria pelle il patimento, che può temporaneamente offuscare l'armonia delle sue fattezze, minare le sue certezze, farle dimenticare i suoi talenti. Ma il più delle volte la deprivazione può essere motore di una ricerca che la porta a scoprire il suo vero dono e a dar vita ai suoi frutti migliori in piena libertà. Ma voi, signori, state attenti a non far patire troppo la vostra compagna, perché poi fruttificherà e tra i suoi frutti più dolci potrebbe scoprire quello proibito della libertà. La serata successiva alla rappresentazione delle Minne di Sant'Agata ha visto come protagonisti due giovani videomaker del territorio marinese. Paolo Alfano, regista, autore di A Passo Svelto, volevamo chiederti innanzitutto come è nato questo corto, come è nata l'idea. Diciamo che dopo aver fatto un progetto con la Regione Toscana in seconda liceo, abbiamo deciso di riprenderne le fila e continuare durante il mio terzo anno del liceo con un gruppo di ragazzi che si erano appassionati al lavoro fatto l'anno precedente, un altro cortometraggio. E quindi abbiamo trovato un soggetto, abbiamo scritto una sceneggiatura e poi abbiamo fatto post produzione, video e audio e poi eccolo qui. Insomma, una filiera da grande produzione. Ma non mi allargherei così, però insomma, diciamo che comunque c'è da dire che è stato un percorso abbastanza lungo, nel senso che abbiamo iniziato in seconda, l'abbiamo proseguito in terza, l'abbiamo continuato anche in quarta liceo e abbiamo un po' preso la mano sulle varie tappe di un cortometraggio, di come realizzarlo, e quindi alla fine è diventato sempre più facile, diciamo. Allora, abbiamo Andrea Gentili, in arte Andy Prowler King, autore, di sceneggiatore di Cronache di un delirio, l'abbiamo visto da pochissimo, è piaciuto, ci ha spaventato, ci racconti un po' come è nato l'idea di questo horror? Sì, allora, diciamo che noi abbiamo iniziato a prenderci cura di questo progetto durante l'estate, giugno insomma di quest'anno, e insieme appunto ai miei amici fidati Lorenzo Costa e Lorenzo Palleschi abbiamo iniziato insomma a pensare alla trama, abbiamo realizzato appunto la sceneggiatura e nel corso di 2 mesi siamo riusciti poi a fare le riprese. E io insomma ho virato sull'horror perché ho sempre avuto questa passione per questo tipo di cinema.
Qui con noi c'è anche Simone Tintori, che è autore delle musiche che ha colpito tutti perché ci stavano proprio bene. Meno male, ne sono veramente felice e non pensavo di raggiungere questa cosa fantastica, ecco, è stata un'esperienza fantastica dal mio punto di vista e vedo che anche il resto delle persone è piaciuta molto, si spera anche di farne delle altre presentazioni in futuro. Ovviamente io non avevo mai fatto musica come colonne sonore per film o per cortometraggi, quindi è stata un'esperienza particolare. Infatti all'inizio non sapevo nemmeno come comportarmi, come creare musica, insomma. Io sono un musicista che suono pianoforte e tastiere, ho suonato in alcune band, però fare una colonna sonora per un film non è per niente facile, è tutta un'altra storia, certo. E specialmente per un film horror, in cui io, sì, qualche film horror l'ho visto, però non è che ne sono un fan, ecco. Però l'idea mi allettava e l'ho presa come una sfida, ho detto voglio vedere se con le mie capacità riesco a produrre una colonna sonora bella e adatta per questo tipo di film, una colonna sonora che riesca a far, diciamo, piacere questo film e a colpire lo spettatore nelle varie scene. E niente, all'inizio mi sono un po' ispirato alla musica di Harry Potter leggermente, perché mi serviva uno spunto che potesse creare un po' di mistero, un po' di cose di sensazione particolare. E successivamente ho adoperato vari strumenti e ho inserito, cioè, ho avuto una vasta esposizione di strumenti che ho adoperato, tra i quali archi, violini, flauti, batterie, tastiere, sono servite tutti quanti per produrre questa colonna sonora. Concludiamo con un'iniziativa che ci sta molto a cuore e volevamo lanciare proprio in occasione di questa serata. Fare Spazio ai Giovani ha indetto un concorso per corti, dove l'unico limite è quello della durata. Il tema è libero, basta che si rimanga nei 10 minuti. I dettagli sono tutti sul nostro sito, dove è possibile scaricarlo in dettaglio e compilare i moduli per la registrazione. Quello che vogliamo fare chiaramente non è una gara all'ultimo sangue, ma come oggi qui in questa serata presentare, dare uno spazio come al solito, come è la nostra vocazione ormai, alle opere dei giovani registi, dei giovani autori del nostro territorio. Quindi i corti che selezioneremo andranno in parte qui nella nostra trasmissione, dove verranno trasmessi ma anche commentati insieme ai loro padri, e poi concluderemo con una grande serata qui al Cinema Don Bosco per concludere veramente in bellezza.